Grazie, buonasera amici, ben trovati. Proprio il caso di dirlo, dopo 3 settimane il calendario segnava l'1-0-1 quando andammo in onda per l'ultima volta prima di questa lunga pausa. Spero siete stati bene in assenza di Fantacalcio. Io no, io sono stato molto male perché senza Fantacalcio non si può stare, non c'è Coppa Italia che tenga. Comunque, adesso abbiamo ricominciato con la prima giornata del girone di ritorno. Andiamo ad iniziare perché c'è veramente tanto da dire. Cominciamo come di consueto con le statistiche della giornata che hanno lasciato in dote ben 35 gol, che sono ben al di sopra della media. Tre marcatori multipli, il quadripettista Zapata che appunto fornisce il grosso discrimine di questa giornata, e tutti i vincitori sono coloro che ce l'avevano. Bene anche Quagliarella e Muriel con una doppietta, tre rigori assegnati di cui due realizzati. Al malus pesante è stato niente poco di meno che per Cristiano Ronaldo, il campione più quotato, il campione più aspettato e atteso, che dà la prima delusione della sua carriera italiana fantacalcisti, mentre d'altro canto prende un bonus di più 3 Sorrentino con l'anno neutralizzato e annulla così i 3 gol di malus subiti all'Allianz Stadium. 5 clean sheets, 5 portieri che non hanno preso gol: Handanovic, Consigli, Berisha, Donnarumma e Perin. Di questi, il migliore per voti è Handanovic, nei 3 quotidiani di riferimento rispettivamente Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport, prende 3, 7,5. Ben 6 difensori in gol, e anche i trequartisti, dopo un periodo in ombra, hanno dato un ulteriore segnale di risveglio in questo nuovo anno. 9 in gol dei trequartisti. Tra i bomber, benissimo, oltre al poker di gol, Zapata che prende un 9 dei 3 quotidiani. Quagliarella prende un 8, un 7,5, un 8. Milik anche lui bene, 7,5, 8 e 7,5. In gol, nonostante la sconfitta, anche Immobile 6,5, 7 e 6. Ronaldo invece, oltre a Marus, prende un 5 e un 6 da Tutto Sport. Andiamo con altre statistiche: i due più vecchi giocatori con almeno 14 gol nei top 5 campionati europei 2018-2019 giocano in Serie A, Quagliarella e Ronaldo. Quagliarella ha realizzato 11 gol contro la Fiorentina in Serie A, nessuna squadra ha segnato più gol contro nel massimo campionato, insieme al Chievo, anche lui con 11. Fabio Quagliarella è andato a segno per 10 partite consecutive di Serie A. L'ultimo giocatore a fare meglio nel massimo campionato fu Gabriel Omar Batistuta nel novembre 1994, 11 record assoluto nella storia del torneo. Questa è già la seconda migliore stagione di Quagliarella in Serie A dal punto di vista realizzativo, 14 reti. La prima fu la scorsa, 19 reti nel campionato 2017-2018. La Fiorentina è alla pari del Torino, una delle due squadre che ha pareggiato più volte in questo campionato, 9. Solo il Sassuolo con 6 ha segnato più gol delle Fiorentine dal 90° minuto in poi, 5 in questa Serie A. Era dalla seconda giornata Benassi contro il Chievo, con giocatori delle Fiorentine non faceva doppietti in un match di campionato. Quinta doppietta di Serie A per Muriel, l'ultima era datata novembre 2016. Muriel ha segnato in entrambe le due sfide giocate contro la Sampdoria, sua ex squadra in Serie A. Gastón Ramírez ha segnato 3 gol nell'ultimo 4 presenze in Serie A. Duván Zapata è solamente il terzo giocatore dell'Atalanta a segnare almeno 4 gol in un singolo match di Serie A, dopo Paul Rasmussen e Hans Jeppsson, entrambi nel 1952. Zapata è il primo giocatore dell'Atalanta a segnare in 7 partite di fila in Serie A a partire da quando opta a raccogliere questo tipo di dato, 94-95. Duván Zapata ha segnato 13 gol con gli ultimi 15 tiri dello specchio in campionato, pensate. Con questo power di reti, Zapata ha realizzato 14 gol in questo campionato, record per lui in una singola stagione di Serie A. A partire dall'inizio novembre 2018, Duván Zapata ha segnato 14 reti in Serie A in 10 match, più di qualsiasi altro giocatore nei 5 maggiori campionati europei del periodo. Duván Zapata è il primo giocatore a segnare 2 reti di testa, una di destra e una di sinistra nel corso dello stesso match di Serie A, a partire dal 2004-2005. L'Atalanta è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato, 8, ben 3 nel corso di questo match, quello di cui stiamo parlando, quello di Confrosinone. Atalanta e Roma sono le due squadre che hanno segnato maggiormente nei propri difensori nei 5 maggiori campionati europei in corso, 12 reti entrambe. Gianluca Mancini è il difensore più giovane ad aver segnato almeno 4 gol nei 5 maggiori campionati europei in corso, 5 reti per lui. Mancini e Kolarov sono i due difensori che hanno segnato maggiormente in questa stagione nei 5 maggiori campionati europei, 5 gol entrambi. A partire dal 20 ottobre 2018, l'Atalanta ha segnato 35 reti in 12 partite di campionato, un record in Serie A del periodo. Per la seconda volta in Serie A, Frosinone ha perso con 5 gol di scarto, la prima sempre per 0-5 contro la Sampdoria a settembre.
L'Empoli, la squadra che ha perso più punti, 18, la situazione di vantaggio in questa Serie A. L'Empoli si conferma insieme a Bologna e Chievo, una delle tre squadre che non hanno ancora vinto in partita in trasferta in questo campionato. Il Cagliari è la squadra che ha segnato più gol di testa, 8, in questo campionato. Pavoletti è il giocatore che ha segnato più gol di testa in questo campionato, 6 reti, sulle 7 totali messe a segno dall'attaccante finora. Dovando gioca in Serie A 14-15, soltanto Ronaldo con 30 e Giroud con 22 hanno segnato più gol di testa di Leonardo Pavoletti nei top 5 campionati europei. Il 50% dei gol segnati da Pavoletti in Serie A, 21 su 42, sono arrivati con colpo di testa. Diego Farias ha segnato 3 gol in 6 presenze contro l'Empoli, contro nessuna squadra ha fatto meglio. Prima rete in Serie A per Giovanni Di Lorenzo alla sua 19ª presenza. 3 dei 4 gol realizzati da Zaek in Serie A sono arrivati in trasferta. Il Bologna ha vinto solo 2 partite su 20. A questo punto il campione di Serie A ha fatto peggio solo nel 78-79, un successo. La Spal non vince da ottobre contro la Roma in Serie A, 11 gare senza successi. I ferraresi hanno fatto peggio nel massimo campionato solo nel 55-14. Manuel Lazzari ha fornito 6 assist in questo campionato con la Spal, solo Suso con 8 ha fatto meglio finora. 5 degli ultimi 9 gol della Spal in campionato sono arrivati su assist di Manuel Lazzari. Gli ultimi 7 gol in Serie A dall'attaccante del Bologna, Palacio, sono arrivati in trasferta. Quello di Rodrigo Palacio è stato il primo gol da fuori area per il Bologna in questo campionato. 3 dei 4 gol di Jasmine Kurtic in questo campionato con la Spal sono stati di testa. Sia Spal che Bologna hanno effettuato 4 tiri allo specchio nel primo tempo. Entrambe le squadre non hanno mai fatto meglio nelle prime frazioni di questo campionato. Classifiche globali: 200 partite, 530 gol, media 2,65 a partita, 26,5 a giornata. Quindi in questa giornata siamo nettamente al di sopra della media con 35. Vittoria in casa 43%, in trasferta 27%, alta rispetto alla scorsa stagione la percentuale dei pareggi 30%. Partite con meno di 3 gol, gli under sono stati 51%, gli over 49%, quindi nonostante la vendemmiata dei gol di questa giornata stiamo ancora con la prevalenza degli under. Risultato più frequente l'1-1, 22 volte si è verificato. Classifica marcatori, un trittico al comando, Zapata, Quagliarella e Ronaldo con 14. Zapata ne ha segnati 7 di destra, 3 di sinistra e 4 di desta. Quagliarella 8 di destra, 3 di sinistra e 3 di destra. Ronaldo 9 di destra, 4 di sinistra e soltanto 1 di destra. Seguono Piontek con 13, Milik Immobile 11, Caputi Icardi a 9, Mandzukic e Mertens a 8. Vediamo classifica assist, comanda Suso con 8, Mertens 7, Gomez e Lazzari 6, Under, Callejon, Insigne, Quagliarella, Ronaldo 5, Pasalic, Ramirez, Dybala, Krunic e Murru 4. Tra l'altro Dybala ha sfornato l'assist per Emre Can nella partita di ieri. Vediamo ora le statistiche come per media voto dei migliori e peggiori per ogni ruolo. Come fonte redazione Italia di Fanta Gazzetta senza bonus o malus. Tra portieri comanda Sorrentino 6,5, segue Gragno 6,4 e Terracciano Empoli 6,31. Il peggiore 3 Gollini 5,93, Provedel e Lafont 5,92. Miglior difensore Chiellini 6,54, di gran lunga sopravanza Ansaldi e Cancelo 6,38. Peggiori 3 Maietta 5,46, Salomon 5,44, Krajnc 5,29. Migliori dei centrocampisti, Lazzari 6,5, Ruiz 6,46, Duncan 6,38. I peggiori 4 sono Pulgar e Krejci del Bologna 5,5, ancora un bolognese Zemali 5,43, Rigoni del Chievo 5,41. Miglior attaccante Quagliarella, Sampdoria 6,66, poi Zapata e Cristiano Ronaldo 6,62. Curiosamente i primi tre della classifica marcatori sono anche i primi tre per media voto. Peggiori 3, Cerri e Falcinelli 5,44 e Perisa 5,21. Detto questo, amici, vi do appuntamento a fra pochissimo per i fantacalci di cui ci occupiamo. A fra poco. Fantacalcio Magic P3 Gazzetta per la classifica di giornata che mette in palio un Smart TV 49 pollici. Se la giudica Mattia Furlan a 111,5, mezzo punto in più di Andrea Bardella che vince la console. 109,5 per Yuri Martinuzzi che vince il videogioco FIFA 17. Mattia Furlan vince con la seguente formazione: Handanovic, Kolarov, Toloi, Mancini, Ferrari.
Milinkovic, Barella, Allan, Inglese, Zapata e Quagliarella. Oltre a Zapata e Quagliarella, decisivi anche due gol dei difensori Kolarov e Mancini, che gli danno un più 5 di modificatore difesa, più il bel voto di Handanovic. Fanno vincere a Mattia la classifica di giornata. Classifica generale che mette in palio due Mobile, primi due, comanda Bruno Remigi, 1496,5. Segue Antonio Del Reni, 1496, Bruno Cutri, 1490,5. Antonio Del Reni al quarto posto 1488,5 e anche al quinto 1487,5. Quindi Antonio Del Reni ha per tre squadre nelle prime 5, poi si va fino al centesimo, l'ultimo dei premiati, che è Stefano Petrelli a 1454,5. Elite, una squadra con il codice fiscale, in palio una SsangYong al primo classificato, a questo punto Vincenzo Ferrante con Marianne e Rotala R, 1449 punti, segue con un bel distacco Salvatore Giuffrida, 1442,5, Fabio Cammi, 1435,5, Michela Accarrino, 1429,5, a pari merito con Vincenzo De Marco al quinto posto. Il centesimo posto, ultimo dei premiati, è la Gobbo Ancaranese di Fabio Cacciatore a 1386,5. Giornata molto importante per Fantacalcio Magic Quintet Gazzetta, perché si assegnavano i premi del mini campionato autunno, mini campionato capodanno, scusate, mini campionato capodanno. Ricordiamo che in 10 gironi si premiano i primi 5 che vincono per ogni girone, rispettivamente una Nintendo Switch, un orologio Garmin al secondo classificato, un drone Ducati Mugello al terzo, un videogioco FIFA 19 per il quarto e per quinto. Primo girone, girone A, primo classificato Emiliano Ginestrini, poi Andrea Bardella, Antonio Terreni, Roberto Gigante, Fiorenzo Petrazzi. Girone B, Antonio Terreni primo e secondo, Gerardo Cappelli, Domenico Palazzo, Bruno Cutri. Andiamo a vedere i 5 vincitori del girone C: Francesco Muratori, Johnny Casadio, Alessandro Raiteri, Mariangela Berton, Giuseppe Famiglietti. Girone D: Luigi Dante Franchioli, Giancarlo Marazia, Antonio Terreni, Giuseppe Costantino e Antonio Terreni ancora al quinto. Girone E: primo classificato, ve lo dico subito. Si sta caricando la pagina di questi mini campionati. Ricordiamo che si è concluso il terzo mini campionato della stagione, quindi siamo a metà. Ecco, girone D vince Antonio Terreni, girone, scusate, vince Antonio Terreni, poi Marco Cavigioli, Giuseppe Costantino, Emiliano Ginestrini e Agostino Mignogna al quinto posto. Per quanto riguarda il girone F, vince al primo posto si piazza anche qui Antonio Terreni, che è il dominatore un po' di questo mini campionato capodanno. Poi Giulio Giustini, Fabrizio Nardi, Paolo Ottolini e Gaspare Martinez al quinto posto. Per il girone G: Mattia Furlan, Michele Piroschi, Andrea Travaglini, Johnny Casadio, Emiliano Ginestrini. Per il girone H: Paolo Fastame, Antonio Terreni, Fabrizio Baldaccini, Mattia Dalpiai, Andrea Ragone. Girone I: primo Emiliano Ginestrini, Pietro Bernabei, ancora Emiliano Ginestrini, Martino Purgato e Davide Conte. Infine, per il decimo girone e ultimo girone J: Antonio Terreni, Mario Maina, Giovanni Pesenti, Antonio Terreni e Emiliano Ginestrini. Questo per quanto riguarda il Fantacalcio Magic più 3 Gazzetta. È iniziato anche il girone di ritorno per Fantacalcio di tutto sport. Premi molto appetibili: il primo classificato niente di meno che un viaggio alle Maldive per 2 persone, secondo classificato buono regalo Amazon di valore di 750 euro, terzo classificato forniture eccellenze agroalimentari italiane valore di 200 euro, quarto e quinto classificato forniture eccellenze agroalimentari italiane valore di 100 euro. Dal sesto al decimo classificato, edicola web tutto sport per 3 mesi. Vi vado a dare i primi 10. I primi 3 vincono anche la classifica settimanale, che è una fornitura di eccellenze agroalimentari di 200 euro per il primo, fornitura da 100 euro per il secondo. Per il terzo, edicola web per 3 mesi di tutto sport. Cusels, primo classificato, 104 punti. Zebre Friulane, 104 anche lui.
Cosimo 101,5 il terzo, quindi si tripla in criminali settimanali. Poi Riccardo quarto, 101,5 anche lui, viene penalizzato dalla data di salvataggio della formazione. E Luca quinto, 101,5, Max Zito, anche lui 101,5, quindi gran bagarre al terzo posto. Settimo Fanta Pippo 1 a 101, ottavo Supersonici 100,5 a pari merito con Gabriele 75, decimo e ultimo dei premiati per la generale potenziale Montanaso a 100 punti. Veniamo al trofeo Mister Calcio Cup del Corriere dello Sport. Anche qui si ricomincia con il girone di ritorno che mette in palio per il primo classificato un viaggio di una settimana in Europa per due persone, secondo classificato forniture eccellenze alimentari italiane a valore di 200 euro. Terzo classificato, forniture eccellenze alimentari italiane del valore di 100 euro. Quarti e quinti, forniture del valore di 50 euro. Dal sesto al decimo classificato, edicola web Corriere dello Sport per 3 mesi. Anche qui i primi tre vincono le classifiche settimanali, i premi sono quelli identici di tutto sport. Armata 114 punti, Rosanero 83, 114, Domenico terzo a 112,5. Qui non ci sono ex aequo al terzo posto, ma mentre quarto è Cusels che trovavamo prima a tutto sport. Cusels 111,5 a pari merito con We Are AC Milan 111,5. Sesto Podisti 111 a pari merito con Cuore Viola. Ottavo 8 gol a 110 a pari merito con Bagheria 1 110. Decimo Roberto a 110 punti anche lui. Qui appunto la soglia di premi è 110 perché c'è anche il punteggio dell'allenatore per questo Fantacalcio. Quindi torneremo ad aggiornarvi come Fantacalcio di tutto sport e Corriere dello Sport la prossima settimana. Vediamo invece al Fantacalcio della nostra radio 10 Pigiolli www.10pigiolli.it senza accento sulla U. È un Fantacalcio gratuito, con un'utenza potete registrare quante squadre volete. Ci sono premi settimanali che sono per il primo, secondo e terzo una quota su giocate relative alle partite del weekend successivo. Mentre i premi finali sono per il primo classificato tutta la stagione estiva, 3 mesi presso il Vigor Sporting Center, piscina scoperta, Vigor Sporting Center di Roma, via Grotta di Grigna 100 per una persona a valore di 300 euro. Secondo e terzo classificato, la borsa della fortuna con oggetti e buoni messi in palio da Responsa, valore 200 cada una. Quarto e quinto classificato, quote su giocate della Serie A per la stagione 2019-2020, valore 150 a vincitore. Per la settimanale vince la 10 Pigiolli 2 di Stefano Dini a 124, 12 punti in più della Fantagino 1 di Emiliano Ginestrini a 112. Francesco vince la terza quota, anche lui a 112. Con la Francesco, appunto, Francesco 6, sempre di Francesco, è quarto a 105, per via tutti gli altri per la classifica settimanale. Classifica generale: 10 Pigiolli 3 di Stefano Dini, 2041 punti, continua la sua marcia solitaria. La Francesco 6 a 2010,5, pensate, 21,5 punti, 20,5 punti. Francesco 7 è terzo a 1986,5. Quarto la Fantagino 1 1979,5, quinto la 10 Pigiolli 2 1978, sesto ancora Stefano Dini a 1971,5, poi Francesco occupa dalla settima alla decima posizione, Francesco 2 a 1971 punti, Francesco 4 1967,5, Francesco 8 1961,5, Francesco 9, 1951 e via via tutti gli altri. Vi sono debitori ancora della formazione vincitrice della classifica settimanale, appunto 10 Pigiolli 2 con il ragguardevole punteggio di 124 punti ottenuta dal direttore della radio Stefano Dini. Olsen per lui, poi ben quattro difensori, Alessandro, Kolarov, Mancini e Skriniar con 2 gol, Cristiano Ronaldo nonostante il rigore sbagliato, poi Dzeko, Icardi, Immobile, Milik e Zapata Pomogioli che fa prendere a Stefano addirittura 42, quindi tanto di cappello a Stefano per questa formazione. Quindi vi esorto ad aggiungervi, se non avete fatto, alle 69 squadre presenti a questo Fantacalcio, www.10pigiolli.it, tutto gratuito.
Iscrivetevi, iscrivetevi, tempo di massimo di invio della prossima formazione, sempre un'ora e mezza prima del primo anticipo, che è sabato prossimo, 26 gennaio 2019, alle ore 13:30. Detto questo, amici, io vi ricordo che tutte le nostre puntate sono ascoltabili sul gruppo Stapp Radio TV di Facebook. Vi ricordo che noi ritorniamo martedì prossimo, 29 gennaio, sempre alle ore 19, per le risultanze della giornata numero 21 di Serie A. Quindi ascoltateci in diretta o in differita come preferite. Io detto questo, vi do ancora un grandissimo ringraziamento, un buon fantacalcio a tutti, buona serata e buona settimana. Vi lascio alla sigla vintage come nostra abitudine di 90° minuto anni 80. Ciao a tutti, da Milano Genestrini e alla prossima.